C'era anche il salentino Alessandro IV con il ruolo di violinista e direttore d'orchestra tra gli artisti protagonisti a Piacenza in occasione del 220° anniversario del Teatro Municipale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un teatro gremito di gente con Alessandro IV che ha emozionato il pubblico con le sue interpretazioni, affiancato dalla cantante Amy Stewart. L'evento ha celebrato non solo la storia del teatro, ma anche il patrimonio culturale cittadino. IV, definito un violinista rock, ha saputo dare una nuova energia alla serata, esibendosi in una versione trionfale del brano Pucciniana, scritto per l'occasione. Il presidente ha espresso il suo entusiasmo per l'importanza di eventi come questo nel promuovere la cultura e nel rafforzare il legame tra le istituzioni e il mondo artistico. In un solo giorno hanno preso vita un brano che ho dedicato a Cristina Ferrari al teatro per i 220 anni, la mia Pucciniana, che oggi è stata la prima mondiale. È stata la prima mondiale anche del mio brano Etere, che fa parte dei 5 elementi, che oggi è stata la prima volta di eseguirlo in prima mondiale con il coro, con un testo, con un'orchestra sinfonica. Dopo averlo suonato e interpretato ovunque per il mondo insieme a Roberto Bolle con la sua danza, oggi davanti al nostro presidente Mattarella, che mi vedeva come compositore, violinista e arrangiatore, anche per me è stata una giornata importante. Ringrazio Cristina Ferrari, ringrazio il presidente, ringrazio il teatro e ringrazio la cultura che porti avanti tutto questo, perché non esiste differenza tra musica classica, pop, rock, jazz, esiste musica, esistono le emozioni. E poi se ci si crede un poco nella bellezza dell'arte, tutto ritorna.